La prima tappa della stagione 2013 dei Trofei Malossi, svoltasi sul tracciato di Modena, ha visto scendere in pista i piloti della Scootermatic Extreme Italia Girone Nord, Scootermatic delle Regioni Nord e i piloti della nuova categoria Scootermatic Replica. Le prime due classi hanno condiviso la griglia di partenza e nelle sessioni di qualifica il più veloce è stato Sergio Boccardo. Piemontese è però costretto a dare forfè in gara 1 per problemi tecnici. Occupano così la prima fila Montagna, Parodi e Davide Grossi, miglior pilota del raggruppamento regionale. Allo spegnimento del semaforo Grossi parte bene, ma al primo giro è Parodi a comandare su Montagna e Costanza. Già alla tornata successiva Montagna passa al comando e i due guadagnano facilmente metri sul gruppo degli inseguitori. Arriviamo a metà gara, Montagna allunga e Parodi sembra non tenere il ritmo, mentre Grossi e Costanza sono in bagarre per il terzo gradino del podio. Questa lotta favorisce il ritorno di Bernardelli, che è secondo assoluto nelle regioni. Le posizioni restano invariate fino alla bandiera a scacchi. Montagna vince la manche su Parodi, Grossi, primo nella Scootermatic delle regioni, e Bernardelli. In gara 2 Boccardo torna ad occupare la sua casella, quella del Pullman, e al via parte bene. Già nel corso del primo giro viene però superato da Montagna, con Parodi, Costanza, Grossi, Bernardelli e il resto del gruppone in scia. Nonostante la bagarre, i tre scappano. Montagna e Boccardo si alternano in testa per qualche giro, mentre Grossi, quarto, è primo nel regioni. Montagna si riporta in testa al sesto giro, mentre come in gara 1 Parodi perde contatto con la testa della corsa. Nella bagarre delle ultime curve arriva il colpo di scena. Montagna scivola, lasciando strada a Boccardo, che conquista la seconda manche. Ma è Parodi a vincere la tappa modenese grazie a due secondi posti. Nella Scootermatic delle regioni, Grossi fa segnare doppietta e batte Bernardelli e Cosentino. Non ce la meritavamo fino in fondo questo primo posto qua, anche un po' per i problemi fisici che ho avuto, ma ieri no, ma soprattutto oggi. Però va bene, dai, diciamo che ogni tanto ci vuole anche fortuna e va bene. Cogliamo un po' gli errori, un po' le sfighe degli avversari, può succedere a me come agli altri. Va bene, dai, mi dispiace per i miei avversari perché sono sportivo, però li accettiamo. È stata una gran bella giornata, devo ringraziare il mio preparatore, Francesco Codovilli, tutto il mio team che mi sopporta in questa giornata. E, cosa dire, il mio primo podio sul gradino più alto, sono felicissimo. Nella nuova categoria dei Trofei Malossi, la Scootermatic Replica, pole position per Claudio Chesi, affiancato in prima fila da Serafini, Robustelli e Laghi. Dalla seconda fila scattano Paratore, Moro e Bindi. Si spegne il semaforo di gara 1 e Serafini si porta subito al comando. Chesi gli rimane nello scarico, mentre Moro e Laghi, in lotta per la terza piazza, non riescono a tenere il ritmo. Bindi è costretto al ritiro, Serafini allunga in testa facendo segnare anche il giro veloce e quando i piloti superano metà gara le posizioni si congelano. Soltanto Laghi e Moro continuano a punzecchiarsi prendendosi continuamente la scia e tirandosi delle belle staccate. Sotto la bandiera a scacchi Serafini vince su Chesi, con Laghi che ha la meglio su Moro conquistando la terza piazza in sella al suo super scooter. Partenza regolare in gara 2 con Chesi, Serafini e Laghi che prendono margine già dal primo giro. Alla terza tornata Serafini passa Chesi e come accaduto nella prima manche mette al sicuro la sua leadership grazie ad un ottimo passo di gara. Chesi comprende che non è il caso di rischiare e si accontenta della seconda piazza, mentre Luca Laghi è in terza posizione. Questa volta però non si ripete il duello con Alessio Moro, che è leggermente attardato. Robustelli e Paratore conservano la quinta e sesta posizione. Il numero 63 sembra non essere soddisfatto del proprio mezzo e infatti esterna il suo disappunto ad ogni passaggio sul rettilineo principale. I piloti mantengono queste posizioni fino alla bandiera a scacchi. Serafini mette a segno una bella doppietta davanti a Chesi e Laghi. Stesso ordine di arrivo di gara 1. Come prima gara è andata bene. Non potevamo chiedere di meglio, ringrazio il mio team che ha fatto un grande lavoro, meglio di così non si poteva iniziare. Speriamo adesso di essere continui, siamo felicissimi e niente, speriamo di vincere anche le prossime.